sentenza della Corte Costituzionale. Qual è la situazione e come pensa di procedere? Io purtroppo questa domanda devo dare una brutta notizia. Ho il dovere di dare una brutta notizia a chi sta già festeggiando per il defunto imminente del Comune di Napoli, perché questa decisione non ci ha presa allo sprovvisto, altrimenti in questi 8 anni saremmo già crollati. Noi abbiamo occhi avanti, di lato e indietro, affronteremo anche questa da soli insieme al governo, siamo pronti e attrezzati per uscire più forti di prima. Quindi una notizia non bella, ma noi che siamo abituati a guardare il bicchiere mezzo pieno lo affronteremo bene, però un segnale lo voglio dare. Il Comune di Napoli ha agito sempre in maniera talmente corretta che ha applicato pedissequamente una legge del Parlamento voluta, come dire, dal Parlamento della Repubblica Italiana e dal Governo. Quindi dalle interlocuzioni che sto avendo affronteremo questo momento in maniera forte e ne usciremo ancora più forti rispetto a prima. Quindi voglio tranquillizzare tutti, ovviamente mi dispiace per le opposizioni che stavano brindando, ma voglio tranquillizzare i napoletani tutti che Napoli è ben salda. L'intervento del Governo è necessario? Questo riguarda centinaia di comuni italiani, chiaramente è una sentenza che se venisse interpretata alla lettera manderebbe all'aria mezza Italia, quindi credo che è un tema nazionale. Noi ovviamente, siccome in questi anni comunque ci siamo attrezzati comunque per resistere, siamo la città delle 4 giornate, noi a prescindere ce la faremo. Sindaco, a proposito di notizie brutte, non sono arrivate buone notizie dalla vicenda Whipple. Oggi c'era l'assessore al nostro al lavoro, Monica Buonanno, con la quale mi sono sentito con WhatsApp tutto il pomeriggio, l'incontro è andato male. Però è andato male, qui ci vuole l'audacia, il coraggio e l'iniziativa del governo, perché nessuno si aspettava che la Whirlpool potesse cambiare idea. Quindi utilizzate e utilizziamo al meglio questo tempo. Il Comune ha dato la disponibilità, la città metropolitana, la regione la deve dare, i sindacati sono impegnati bene, i lavoratori sono pronti a ogni sfida, però il governo che deve indicare la strada innovativa per uscire da questo impasse, perché è una vicenda che davvero sta rendendo troppo complicata la vita di questi lavoratori, di queste lavoratrici, di queste famiglie, ma anche della città di Napoli, che si è schierata tutta, sindaco in testa, a difesa di questa azienda, che è un'azienda sana, fatta di persone competenti e persone per bene. Quindi noi lotteremo fino alla fine. Io ho parlato più volte anche in questi giorni col governo, che deve trovare una soluzione coraggiosa e audace.